I'm getting old, guys. Sto invecchiando. Ho mal di schiena. 27 anni, mal di schiena. Oggi parliamo della parola counting. Counting. Ovviamente se la uso in una frase come I'm counting, vuol dire sto contando, proprio contando. 1, 2, 3, 4. Ok, I'm counting. Se noi invece ci mettiamo end davanti, quindi end counting, end counting, e mettiamo il tutto alla fine di una frase. Vi faccio un esempio. That book have sold 200,000 copies and counting. Quindi quel libro ha venduto 200,000 copie and counting. E contando. Cioè vuol dire che non è ancora finito il conteggio totale. Vuol dire che lo stanno ancora vendendo questo libro. Quindi per adesso è a 200,000 vendite. Ma sta andando avanti questo numero. And counting. That video has already 1,000,000 views and counting. Quindi quel video ha già 1,000,000 di visualizzazioni and counting. Non è finito quel numero, sta andando avanti. Magari il video è uscito solamente ieri, per adesso ha 1,000,000 di visualizzazioni, ma it's still counting and counting. Comunque, volevo condividere con voi questo momento. Ho ritrovato la macchina fotografica a rullino di mio padre e l'ho già caricata, funziona tutto, ho già messo il rullino, ho già scattato qualche foto, ma ovviamente devo ancora farle sviluppare perché, come sapete, o come forse i più piccoli non sanno, ci sono circa 24-25 foto e bisogna aspettare fino alla fine prima di sviluppare tutto il rullino. Fino adesso ne ho scattate 6 o 7, quindi ci sarà da aspettare. Voi ne avete a casa di macchine fotografiche del genere? No, perché se tutto va bene verranno delle foto pazzesche, cioè l'effetto, no? Vintage del rullino dovrebbe venire proprio una bella cosa. Se le avete, andatene in cerca, ragazzi, e provate a farle funzionare e ve le portate in giro, perché come sapete, no, le foto sul computer dopo alla fine vanno dimenticate, o sul telefono. Invece queste magari ci fate un bel album.